Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Oggi siamo tornati su Shadowverse perché hanno proposto una collaborazione con Code Geass, che io non seguo minimamente. La cosa interessante di questa collaborazione è che ci propongono le quest mission. Ora bisogna semplicemente andare a vedere che cosa dobbiamo andare a fare. Contro Cornelia, che è la tipa Runecraft, dobbiamo vincere il match entro 10 turni. Beh, abbastanza easy direi. Vincere il match utilizzando un pre-built, ma anche questo è abbastanza easy perché gli ultimi deck sono praticamente dei deck meta, degli scorsi meta, ma sono comunque deck meta. Poi vincere il match distruggendo almeno 5 follower nemici. Allora, io inizierei subito scegliendo il deck. Ovviamente scegliamo un pre-built perché ce lo chiede la missione. Vediamoci un attimo i deck, non mi ricordo minimamente cosa ci fosse. Natura Forestcraft non è che mi piaccia tantissimo. Sword cosa ci propone? Levin, ma non ci sono deck un po' più aggiornati? No. Rune che cos'ha? Rune potrebbe essere interessante. Beh, però c'è solo una Karil, eh. Rune con Natura sicuramente ci sta. Il problema è che c'è una Karil. Dragon che cos'ha invece? Dragon ha un Natura Dragoncraft praticamente. Ma non c'erano dei pre-built un po' più succosi? No. Ci sono questi e basta. Shadow ha un Natura Shadow. Anche qui potremmo fare cose carine, perché Tot potrebbe aiutarci veramente tanto. Cazzo è sta merda? Perché chi è che gioca sta roba qua in Natura Shadow? Vabbè. Questo è quello che abbiamo appena visto. Blood che cosa ci propone? Blood ci propone un control, e quindi sicuramente per vincere entro turno 10 non è il massimo. E poi abbiamo un Natura Heavencraft. Natura Heavencraft pure potrebbe essere molto interessante, eh? Vediamo l'ultimo, il Portal. Portal è un altro control, quindi anche qui secondo me non ha senso. Sapete che io quasi quasi andrei di Shadowcraft. No, non è vero, è troppo scarso. Cioè, ci sono delle carte che non hanno senso. Ma in ogni mazzo ci sono carte che sono veramente brutte. Forse andrei di Dragon. Hai ramp? Sì, ha un ramp e ha delle carte. Però cos'è sta roba? Aiuto. Vabbè, andiamo di Dragon. È vero, il deck fa un po' cacare, però ci accontentiamo perché questo è quello che dobbiamo utilizzare. Credo la missione non sarà assolutamente difficile. Dobbiamo ricordarci che bisogna distruggere 5 minion avversari, ma non credo che sia un problema. Cioè, non sarà un problema, vero? Vabbè, partiamo secondi. Secondo, ci può stare. Phoenix Owl. Cazzo ne so, mazzo utilizzi lei. Vabbè, otteniamo solo Blazing Breath, così per tutto. Cioè, una rimozione a costo 1, quindi serve per la quest. Il problema è che non ho carte natura e ho sta roba con guardia, che non mi piace. Non mi piace. Cos'è 6 mana, 5, 6 guardia? Ok, questo va bene. Io andrei subito di ramp. Beh, direi che le giocate sono abbastanza scontate. E vediamo un po' che cosa fa lei. Lei ha un deck de merda. Mi verrebbe da dire de merda. Non posso farlo. Questo lo uccidiamo. Orca Run fa 3 danni. Va bene. Ci sto. 3 danni sono abbastanza. Ora tirerei Feral Aether e andrei a rampare con l'Opteranodonte. Kitty. Ma penso che lei abbia totalmente carte a caso. Tac, tac, Pteranodonte, andrei ad evolvere lo Pteranodonte, rampo e va bene così. Quindi adesso le mie carte con effetto ramp, cioè con effetto risveglio, avranno full value. Quindi questa Dragon Guard si prenderà Ward, fortissimo, eh. Ok, Vincent Library. Siamo a 3 difensori distrutti se mi schianto qua. Hmm.
Ormai dovrei schiantarlo. Cos'è sta roba? Ah, è vero. Ah, mia dimenticanza. Non distruggo il minion nemico se non ho un grande albero di Noterra. Vabbè. Non importa, non importa. Potevo rompere un albero in più, però... Eh no, perché comunque mi sarei dovuto tradare. Non... Va bene così, dai. Tanto alla fine è una missione, direi, abbastanza semplice. Direi che questi sono gli ultimi due difensori da distruggere. Sì, sì. Quindi farei un Phoenix Owl. E... Però devo anche tenere in conto che ho bisogno di pescare Valdain. No, non farei Phoenix Owl. Andrei semplicemente a pescare con il Horfrost. E niente, bisogna pescare Valdain perché altrimenti io non ho una fonte di danno. Sì, questo deck tra l'altro non ha neanche gli Storm. Potrei vedermela veramente brutta. No, non brutta. Più che altro potrei non riuscire a vincere entro T10. Witch Bolt. Pteranodon va bene. Minchia, senza Valdain è pesante, eh. Vabbè, al massimo, se non riuscissi a vincere entro turno 10, andrei ad utilizzare semplicemente un aggro. Daria! Cos? Vabbè, fortunatamente non è servito un cazzo. Adesso... l'avversario mi tradda tutto, credo. E no, non è vero, rimane un 2-2. Il 2-2 me lo traddo io. Non riesco a vincere entro turno 10 perché non ho visto il Valdain. Eccolo qua. Però non... Cioè, me faccio un cazzo di Valdain adesso. Cioè, non credo di avere 20 danni. Ora siamo al suo turno 9 e lui è partito prima. E ok. Lei mi tira di nuovo Daria. Pesca un cazzo. Io ho un 6-6. Potrei fare... Vabbè, ovviamente la spell di Valdain. Potrei tirare... Tiro Phoenix Owl o metto pressione? Tiro Phoenix Owl. Curo di 3. Faccio 6 danni faccia. E vediamo un attimo quanti alberi ho rotto. Ok, 5. Quindi se dovesse rimanermi Valdain... Avrei vinto a turno 10, effettivamente. Avrei veramente vinto a turno 10. Questo lo rimuovo senza problemi. Questo non è un problema. Vincere a turno 10 conterà? Il problema è che lo devo rimuovere. Vabbè, non è un problema rimuoverlo. Okay, faccio così. Faccio così. Quante me ne ritornano in mano? 2? Sì. E lo traddo. Vado faccia. Passo. Si becca sti 5 danni. Bisogna vedere se conta o meno come vittoria. Vabbè, al limite comunque ve l'ho detto, ci usiamo un bel mazzo aggro e questo qua viene annichilito sicuramente. Magari ci usiamo un artifact portal o utilizzo atomi. Ah no, ok, va bene. Tutte le missioni completate in un'unica partita. Perfetto. Andava benissimo vincere a turno 10. Ora, prima di prendere i premi, andiamo a vedere il prossimo avversario, Suzaku. Vinci un match senza utilizzare spell. Distruggi almeno 3 Gelt, Gawain, Arthur o Latam. Minchia. Vinci un match after he starts a turn with 10 defense or less. Ok, praticamente gli dobbiamo fare più di 10... No, meno di... He starts a turn with 10 or less defense. Quindi se lui ha sotto di vita, noi dobbiamo distruggerlo in un turno. Ok. Ok, quindi devo utilizzare un mazzo aggressivo. Devo uccidere 3 Gelt, 3 Latam, 3 Arthur, eccetera eccetera. Che non mi ricordo manco più. E la prima che cos'è? Senza utilizzare spell. Andiamo un attimo in Unlimited e io qua farò un piccolo taglio e scapperò. Dicevo, un mazzo che non ha bisogno di spell. E questo è un problema. Questo è veramente un problema perché non credo di avere mazzi senza spell.
Cioè, questo è solo spell. Il carro davanti ai buoi. Vabbè, comunque ha tante spell. Atomy ha delle spell. Ha Fatal Order sicuro. E ha anche altre spell. Sì. Si potrebbe giocare una versione di Atomy senza le spell. Altrimenti. Item no. TK Pussy no. As Shadow no, Spartacus sicuramente ha delle spell. Sono tutti deck che bene o male le spell le hanno. Ward di spell ha solamente quella che dà Storm. Quindi mi basta giocare questo Ward e non dare Storm ai miei minion. Forse dovrei direttamente rimuoverla dal mazzo, solo per questa partita. Ma la terremo come pescata morta, perché non ho voglia di cambiare il deck. E vabbè. E quindi bisogna sicuramente pescare. Bisogna mulliganare sta cazzo di spella 3 perché è un sasso. Letteralmente non la posso giocare contro di lui. Perché voglio fare tutte le missioni in una sola manche. E la start è fortissima. Cioè, perché noi partiamo turno 2 guardia, turno 3 Sarissa, turno 4 doppia guardia. Bel Ringer. Il problema è che io devo assolutamente distruggere Gelt, Latam e quello che è. Partirei di Featherwalk perché ha stats migliori. Poi ovviamente vado di Sarissa. Poi magari faccio merda. Merda, questo non ci voleva. Mi ha levato praticamente un buff significativo su Sarissa. Non mi aspettavo il 2-1 Rush. Gelt, che però non prende assolutamente nulla. Ah, ce n'ho un'altra di spell, Holy Counter Attack. E anche questa non la posso giocare. Vabbè, metto doppia guardia. Prossimo turno, Holy Lancer. Lui tira sto coso. E però non fa niente. Non fa niente. Domanda, voglio pescare io con la 0-2? E intanto fare danni con la mia Sarissa? Secondo me sì. Secondo me è sensatissimo come cosa. Il problema è che io sto pescando solo le spell. Cioè, non ne gioco di spell e le sto vedendo tutte. In ogni caso, mi sembra che l'avversario stia comunque prendendo cazzi. Spero che trovi un altro Gelt, così mi fa completare la missione. E niente, credo che sia anche questa abbastanza facile. Cioè, adesso, boh, va a tradare quello che riesce. Quello che può. Forse però tutti questi assassini. Allora, lui, Wilbert. Evolvo Wilbert, vado a tradare Gelt. Spero che giochi un altro Gelt. E pusho 6 danni in faccia. Gli altri li pusho? No, perché rischierebbe di ammazzarsi da solo. Però lui non si ammazzerebbe mai da solo. Cioè, dubito. Dubito fortemente che lui si ammazzi da solo. Che cosa ha fatto? Lui, cosa è successo? Ha detto I have to leave. E boh. Cioè, ha 3 mana e evoca Albert. Perché Albert costa 3? Non ho capito. Effect Activate. Non. Questa non è una carta che esiste su. Su Shadowverse. Albert a 3? Aiuto, non puoi suicidarti, eh. Attenzione. Ora, in teoria, io gli ho ucciso. Però no, non so se funzioni così in realtà, eh. Non mi ricordo se la. Cioè, non so se la missione mi imponga di uccidere 3 volte Gelt o 3 volte Albert, oppure 3 difensori tra Gelt, Albert, Latam, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un problema. Cioè, devi assolutamente giocarmi un altro Gelt o una cosa. Cosa? Aiuto. E tanto non può attaccare, quindi. Ce l'ha comunque nel culo.
Ma anch'io ce l'ho mezzo nel culo. Allora, Wilbert io non lo andrei a togliere. Aspetto che mi gioca il terzo Albert. Che devo fare? Ne ha già giocati due. Dovrebbe andare bene. Dai, giochiamo quest'angelo e via. Tra l'altro c'è l'effetto di Wilbert attivo, quindi non può attaccarmi. Vediamo un po'. Latam. Va bene. Va bene. Tanto non può attaccare. È sempre quello il problema. Quello che vuoi, però non puoi attaccare. Il punto è... Vabbè, sentite, io lo ammazzo e poi cerchiamo di capire assieme se questa missione mi impone di uccidere tre difensori anche diversi oppure no. E facciamo così, perché non posso sperare che lui giochi Albert. O forse sì, o forse posso. Ma più che altro ho una mano chiodo e rischio veramente di perderla. Vabbè, l'avversario non so cosa stia pensando. Tanto non puoi attaccare perché altrimenti ci muori. Vabbè, facciamo così. E boh, uccidiamolo. Non penso che il gioco volesse che io uccidessi tre difensori con lo stesso nome durante la partita. Penso che fossero tre difensori tra Tizio, Caio e Sempronio. E infatti, ecco, destroy at least tre enemy Gels, Gawain, Sartuo, Latam. Perfetto. Praticamente contavano tutti questi difensori e ho semplicemente ucciso una volta Latam, due volte Artu... No, non due volte Artu, due volte Gelt e... Ah no, ma... Albert non era... Non era scritto, minchia, allora stavo rischiando addirittura di perderla. Comunque, la missione è stata completata, quindi direi che anche... Cioè, fin qui nessun problema. E guardiamo le quest mission dell'ultimo avversario. Vinci un match senza ripristinare la salute del tuo leader. Vinci un match senza utilizzare punti evoluzione. Vinci il match al tuo decimo turno. Vinci il match al decimo turno. Vinci il match al decimo turno. Oh Cristo. Cazzo di deck devo utilizzare? Un mazzo che non utilizzi punti evoluzione, che vinca al decimo turno. Proviamo, però non riuscirò assolutamente a vincere il turno 10. Non riuscirò a vincere il turno 10 utilizzando questo. Però potrei vincere senza utilizzare punti evoluzione, quello sì. Oh, ragazzi, una cosa per volta, la seconda parte del video la vedrete, non so se appresso a questa, perché potrei anche aspettare domani e registrare, oppure i giorni futuri. Comunque, questa la levo e mi tengo Starcase e He Who Wants Rocket, ecco. Scelta molto saggia perché andiamo a tumulare subito lui. Lord Atomy, molto forte. Domanda, tiro prima la Coffin o tiro prima Starcase? Non mi piace il fatto che ci siano 5 cose nel mio deck. E ho bisogno di riempire board. Andiamo a tumulare He Who Wants Rocket, così pesco anche una carta. Sì, ci può stare. Ok, un'altra bara mi piace veramente tanto. Perché adesso mi basta semplicemente trovare un altro pezzo grosso e una carta a costo 1. Ok, questo lo posso giocare. Mi serve semplicemente qualcosa da mettere dentro la bara. Se trovo veramente qualsiasi cosa, oddio, qualcosa di grosso ovviamente. Magari un altro metallaro. O se no posso semplicemente... andare a giocare Sarcophagus Wraith e tirare Atomy. Sì, dai, mi piace di più questa giocata e magari la seconda bara la tengo per gli Atomy futuri.
E quindi l'avversario, niente, sta. Cioè, deve contestare un doppio 5-5, un 8-8 di turno 4. E credo che, nonostante le sue carte rotte, non possa far niente. E mi sa proprio di sì, e mi sa che ho vinto. No, forse ha vinto ancora no. Vabbè, qua sicuramente vado a tumulare il Dreadlord. Andrei a fare anche Savoring Slash. Cosa tumulo? Ah, sì. Potrei effettivamente. Aspetta, no, c'ho una giocata migliore. Vado a tumulare il Temana 1-2. Vado a prendere carte che sicuramente sono molto interessanti. Vado a pushare questi 13 danni. Vado a giocare Lord Atomy. E niente, ho una board forte. Ho una board veramente, veramente forte. Cioè, oddio, anche quella di prima era forte. Forse mi conveniva lasciare la borda di prima? Forse sì. Cazzo, però adesso lui con quella roba là si cura tantissimo. E io non posso farci niente. Però, cioè, anche se si cura tantissimo, anche se si curasse di 8, come farebbe comunque? Non lo so. Perché i Dreadlord, quando muoiono, lasciano dei 4-4. Questo buff mi è piaciuto tantissimo. Ok, ovviamente mi toglie il pezzo più grosso. E direi che non ho utilizzato punti evoluzione. E poi che cos'altro imponeva la missione? Non mi ricordo. Però sicuramente l'ultima che rimane è quella di vincere entro turno 10. Ragazzi, lo farò la prossima volta. 1000. Ok. Allora. Ho battuto solo una quest? Cazzo. Ho ripristinato la salute del mio leader. Cazzo, sì, è vero. Non dovevo giocare questo mazzo perché ci gioco il 3 mana 1-2. Merda. Vabbè, ho completato semplicemente una sfida su 3. Quindi probabilmente farò altri tentativi, ma vedere le missioni separate rende semplicemente il tutto più facile, perché senza ripristinare la salute del mio leader posso giocare, non lo so, sempre un mazzo simile, però togliendo tutte quelle carte che mi curano. Vabbè, mi sono dimenticato io della missione. E niente, ci tenevo a mettere questa clip bonus perché sto riuscendo a fare il livello senza curarmi e soprattutto finendo la turno 10, perché turno 10 avrò l'OTK, e vediamo se la fortuna mi assisterà. Ovviamente mi tengo i paradigm shift per il turno dopo, e questo Ruinweb io lo devo assolutamente ignorare. Il prossimo turno direi che sparo 3 paradigm shift per tirare 3 guardie e speriamo. Per adesso però gioco solamente Alecto. Allora, vediamo se lui mi farà OTK o meno. Spero di no. Anche perché non ha giocato alberi il turno precedente, quindi non esce Raidi. Perfetto. E niente, direi che me la sono cavata egregiamente. Sharaton va bene. Ripristina 15 pp, cioè cose veramente dell'altro mondo. Però in teoria non dovrebbe poter superare le tre guardie che gli andrò a mettere tra poco. Vabbè, Sharaton viene pompato. Giusto. 5-10 probabilmente andrà face. Vabbè, basta però. Perché? Non ho capito questo. Ti prego, non pompare il 5-10. Vabbè, questo va bene. Ok, lui ha messo robe. Io gli andrò a contestare qualcosa. Ah, innanzitutto c'ho solo un mondo nel mazzo, quindi forse non mi conviene fare Augmentation Festival. Quattro artefatti con nomi diversi distrutti. Io potrei utilizzare un Paradigm Shift per aumentarli a 5. No? Quindi faccio così. Aumento a 5 il numero di artefatti distrutti con nomi diversi. Quindi tiro. Ah, cazzo, non posso tirarla per il Ruinweb. Però potrei far fuori Ruinweb in altro modo.
Cioè, ovviamente sarebbe facilissimo tirare Paradigm per tirare l'artefatto con Rush. Però credo che qua io posso fare tranquillamente il Barrier Artifact, oppure tiro un altro Storm. Un altro Storm vorrebbe dire levargli totalmente board e non riparte più. Va bene, dai, mi piace. Mi piace, mi piace. Tra l'altro non vengono bloccati perché ovviamente sono difensori calati da spell. Per adesso direi che siamo messi veramente, veramente bene. Vincere senza evoluzione l'abbiamo già fatto. Vincere senza curarci lo stiamo facendo ora. Voi mi chiederete, ma come mai sei a 19 punti vita? Ragazzi, ho spammato guardie su guardie tutta la partita. Mi è anche andata bene perché i suoi effetti si sono attivati nel momento sbagliato. E niente. Ora però devo ricordarmi come si fa la combo di sto mazzo. Cazzo, cazzo. Effettivamente è vero, devo ricordarmi come si fa la combo. Vabbè, questo diventa un 5-5, non dubito, diventerà un 10-10. Lui mi sta tirando tutti gli storm adesso. Ok. Allora, in teoria devo prima attaccare e poi tirare Awakened Dragna. Beh, Awakened Dragna la posso tirare a prescindere per prendermi Vesha. Ma la domanda è, devo prima attaccare con The Ward o prima tirare Vesha? No ragazzi, aiuto, sto andando nel panico. Sto andando veramente nel panico. Allora, su Shadowverse ricordo che funziona al contrario rispetto a Yugi. Quindi su Yugi le ultime carte attivate si attivano prima. Io già ho vinto e non so come si vinca, però è imbarazzante. Ho vinto e non riesco a vincere, ma che cazzo. Allora, mi è arrivato un suggerimento dalla regia che mi dice: prima devo tirare Vesha, poi attacco con The Ward e in teoria dovrei aver vinto. Ok, prima la salute viene ridotta a 2, poi 4 danni a tutti. Perfetto, perfetto. E vedrete che gli ultimi due completion mark sono stati riempiti. E quindi direi che questo video tutorial su come battere i minion della CPU possono essere conclusi. Anzi, questo video tutorial, perché non è una serie, ho fatto un video unico. Vinci un match il decimo turno e vinci un match senza ripristinare la salute del tuo leader. Perfetto. Con il vinci senza utilizzare punti evoluzione, direi che abbiamo completato questo trittico di missioni. Ovviamente potete fare tranquillamente un livello per volta. Nessuno ve lo vieta, una missione per volta, non cambia veramente nulla. Magari vi scegliete un mazzo con cui non avete bisogno di curarvi una volta, e la volta successiva utilizzate un mazzo che abbia una TK turno 10, tipo quello che vi ho mostrato oggi. Vi faccio vedere un attimo il mazzo che ho utilizzato. È un OTK Pussy, quindi abbiamo ovviamente la combo che vi ho fatto vedere. E poi abbiamo tutte carte che generano artefatti, quindi oltre alla combo turno 10 abbiamo Modesty, che si può tranquillamente evolvere, abbiamo roba che ci dà i Paradigm Shift, praticamente tutte le carte che ci danno Paradigm Shift, abbiamo Acceleration e Augmentation Bestowal, e poi direi che per il resto la lista è tranquillamente standard. Comunque, io direi che per questo video può essere tutto, noi ci rivediamo al prossimo, ciao ragazzi! Evviva Cristo! Bam 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 bam! Evviva Cristo! La 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 la!